Si chiama Edoardo Mortara ed è l'unico pilota italiano impegnato nel DTM. Da quando qualche anno fa è entrato nel campionato con Audi, ha ottenuto dei buoni risultati, riuscendo anche a vincere diverse gare e risultando nel 2012 il miglior pilota della casa di Ingolstadt. Lo scorso anno però è andato incontro a una stagione molto deludente e ora è in cerca di riscatto. Anche se italiano a tutti gli effetti, è nato e cresciuto in Svizzera, dove vive tuttora, ma rimane uno dei pochissimi piloti del nostro paese che compete in campionati di altissimo livello. Sì, è un modo di vivere essere un pilota. Per essere un atleta devi allenarti ogni giorno, ma è quello che ho scelto di fare nella mia vita. È il modo in cui ho scelto di vivere e mi piace così. Per certi versi sono svizzero, sono nato qui, sono cresciuto qui e sono sempre stato qui. Qui ci sono i miei amici e la mia famiglia. Mio padre viene dall'Italia e mi ha dato la nazionalità italiana, come mia madre quella francese. E io sono orgoglioso di quello che entrambi mi hanno dato. Non ci sono solo le corse nella vita, io sicuramente voglio fare una bella carriera, ma nel caso non andasse bene, devi sempre tenerti pronto ed avere un piano B. Sono andato all'università e ho studiato economia, ma non ho potuto finire gli studi perché ero molto impegnato con le gare. Ne facevo tante e devo dire che è molto difficile essere un pilota e anche uno studente. È la vita che ho scelto e mi va bene così. È la mia scelta ed è ok. Ho fatto arti marziali per tanti anni, per me è una vera passione. Mi piace tanto combattere e fare la Thai box. Amo lo sport e sono un grande fan. E ogni volta che posso vado a praticarlo. Credo che le arti marziali siano di grande aiuto per ogni atleta, ma anche per ogni persona normale. È uno sport che ti insegna molto e sicuramente ti aiuta molto anche nelle corse. Un giorno vorrei diventare campione del DTM. Il mio sogno è continuare a evolvere, e questo sia come pilota che come uomo. Voglio essere prima una buona persona che un buon pilota, e credo che sia questa la cosa più importante. Capita ultimamente di essere sempre più di frequente qua al Centro Prove Balocco, questa sicuramente è un segno positivo, una bella notizia. La novità di oggi è questa Panda Cross, può sembrare una versione, in realtà è molto di più. Sì, per noi è un nuovo modello, assolutamente niente a che vedere con la clientela tradizionale delle vetture piccole da città. Stiamo parlando di un vero off-road, con delle capacità tecniche da off-road di segmento superiore, che tuttavia rimane una Panda in termini di dimensioni, 3,70 m, quindi facile da parcheggiare in città, posizione da terra più alta sia per l'utilizzo off-road che per l'uso in città. Molte persone, sempre più persone vogliono una posizione di seduta più alta. A questo aggiungiamo tutte quelle caratteristiche da fuoristrada che la Panda Cross ha. Stiamo parlando di trazione integrale sia on demand che automatica, abbiamo l'Hill Descent Control automatico che permette di scendere in discesa se ci sono delle ridiscese molto ripide. È una vettura che riesce a salire fino al 70% in montagna, ad esempio, l'angolo laterale invece del 55%, e poi ha delle caratteristiche di stile specifiche, molto distintive, e quindi un look assolutamente accattivante, il tutto ad un prezzo che è esattamente la metà rispetto ad un SUV tradizionale. Ha tante caratteristiche fuoristradistiche che le permettono di essere utilizzata da clientela che effettivamente va off-road
in montagna o nelle strade di campagna, o clientela che semplicemente la vuole utilizzare in città guidando una vettura con un design molto distintivo e anche divertente. Ad accompagnare il lancio della nuova Panda Cross, una versione anche lei cross del Freemo, verrebbe da dire i due estremi della gamma si toccano, il punto di contatto è la parola cross. Sì, assolutamente centrato come concetto, il brand riesce ad offrire sia il mondo cross in una city car, in soli 3,70 m, lì siamo nel mondo della Panda, e poi qui abbiamo il nostro Freemo Cross 4,09 m, con delle capabilities sicuramente vincenti nel mercato ad oggi. Questa è una vettura adatta a coloro che comprano, non so, una station wagon, perché ha gli stessi spazi, arriva fino a 7 posti, ha ben 25 vani portoggetti, può essere paragonato ad un MPV perché in termini di flessibilità anzi è superiore a molti MPV, e ha anche il look di un SUV, specialmente in questa versione cross. Come spesso accade per Fiat, inseriamo una edizione speciale nel top della gamma, quindi in questo caso stiamo parlando chiaramente di una versione all-wheel drive, con cambio anche automatico, interni in pelle, climatizzatore automatico, insomma sempre il top, ma rimanendo molto accessibili in stile Fiat. Da quando abbiamo inserito il Freemo nel mercato riusciamo anche ad attirare una clientela che non necessariamente prima si affacciava al mondo Fiat, clientela che guida vetture premium di segmenti molto, molto importanti. Quindi la versione cross vuole essere un ulteriore trade union tra il mondo Fiat e quella tipologia di clientela, perché si riesce a dare veramente tutto in termini di tecnologia, comfort e contenuti, pur rimanendo sempre molto accessibili, perché stiamo parlando di una vettura che in Italia costerà 32.500 euro di listino, con tutte ovviamente poi le promozioni del caso per renderla sempre più competitiva. Anche in questo caso proponiamo il top delle motorizzazioni, versione diesel 2000, multijet di seconda generazione da 140 e da 170 cavalli. Disponibile nelle concessionarie da? Settembre. Se per voi Panda è semplicemente una vetturetta da città, venite a vedere con noi di cosa è capace. Non preoccupatevi, ovviamente è perfetta anche per l'happy hour in città. Il 16 luglio, Berlino, per Smart inizia una nuova era. Verrebbe da dire cambia tutto, tranne le dimensioni compatte e il DNA tipico di Smart. Finalmente vediamo la nuova Smart dopo 15 anni, oltre 1,5 milioni di vetture vendute, di cui 500.000 in Italia, proprio perché l'Italia è il primo mercato al mondo. Ecco, Smart cambia tutto per rimanere uguale a se stessa. Che significa? Tranquillizzo subito gli smartisti, rimane corta esattamente come quella di oggi, 2,69 metri.
in queste dimensioni compatte che la continuano a mantenere la City Car più compatta sul mercato, portiamo tantissime innovazioni. La vettura è ancora più confortevole perché si corta ma leggermente più larga, è molto più sicura grazie a tutta la tecnologia del mondo Mercedes, addirittura abbiamo l'assistente di corsia, la vettura contrasta il vento laterale che è un problema molto importante, lo è sempre stato sulla Smart. E poi i motori, 60, 71, 90 cavalli, quindi veramente per tutti i gusti, anche per i neopatentati, grazie ad una nuova versione dedicata a loro, la Youngster, che porta quindi in un mercato per i giovani, per i neopatentati, finalmente una City Car sicura e connessa. La 4-4 finalmente è smart al 100%, amo dire io, perché nel design degli esterni, nel posteriore, negli interni, gli interni sono esattamente identici alla Smartina, alla nuova 4-2, quindi già questo è un valore molto importante. Le caratteristiche tecniche, il cambio, gli allestimenti, le versioni, ecco, è una smart al 100%. Un cliente molto variegato, noi pensiamo che in Italia finalmente anche questa nuova 4-4 avrà successo. 1-2X verrebbe da dire, a 3 anni dal lancio della seconda generazione di Yaris, anche la vostra compatta media assume quello che sarà probabilmente il family feeling del marchio, quella X che abbiamo visto su iGo. In realtà c'è molto altro però. Sì, corretto, diciamo, la X diventa, come dire, il nuovo volto di Toyota, un volto che vuol farsi riconoscere. La Toyota è proverbialmente il marchio della qualità totale e ovviamente marchio che i nostri clienti ci riconoscono. In questo momento avevamo bisogno di allineare il cuore dell'offerta, quindi da una parte l'iGo appena arrivata, dall'altra parte Auris arrivata l'anno scorso, e nel mezzo mettere il cardine della nostra gamma Toyota in Italia con la Yaris e allinearla a questo nuovo look. C'è di fatto che il progetto nuova Yaris è molto di più di un facelift, come si dice in gergo estetico, c'è moltissima sostanza, un investimento da 85 milioni di euro, che vuol dire sostanzialmente un'auto completamente rinnovata, è una nuova Yaris, non è appunto un piccolo aggiustamento fatto in corso d'opera, moltissima qualità negli interni, moltissima qualità nella dinamica di guida, migliora la silenziosità, migliora la rigidità del telaio, e quindi tutto questo per un maggior piacere di guida, esaltatissimo, lasciami dare il superlativo, da l'ibrido che rimane la punta della nostra offerta, ibrido lanciato poco più di un anno e mezzo fa, che ha già riscosso un grandissimo favore di pubblico, che sta portando Yaris ai vertici della categoria anche in termini di volumi, di nuovo dopo il lancio della prima e la seconda generazione, e che in qualche modo sta conquistando alla marca Toyota nuovo pubblico, quel pubblico che non era ancora entrato e che oggi è interessato da questa tecnologia straordinaria che diventa, grazie a prezzi molto accessibili, stiamo parlando intorno ai 15.000 euro, come dire, una tecnologia per un pubblico molto più vasto di quanto non fosse fino a qualche anno fa. Scout è una versione che strizza l'occhio al mondo off-road, completando la già ricca offerta della gamma Octavia. La sua vocazione tipicamente crossover la rende perfetta sia in autostrada che sui terreni più impervi, che affronta in tutta sicurezza grazie alla trazione integrale e alla superiore altezza da terra. All'insegna dell'efficienza, l'offerta motoristica con unità più potenti del 25% e consumi ed emissioni ridotti del 20%. Sistemi di sicurezza all'avanguardia ed equipaggiamento completissimo caratterizzano questa nuova versione che arriverà nelle concessionarie a partire dal prossimo settembre, con prezzi ancora da definire. 2 frontali, 4 linee di allestimento, dimensioni cresciute di 9,6 cm in più in lunghezza, 4 in larghezza e 8 di passo, a tutto vantaggio dello spazio per le gambe dei passeggeri posteriori, e un nuovo telaio ibrido in alluminio che ha consentito un risparmio di peso fino a 65 kg, il tutto con forme più filanti ed eleganti.
È la nuova Mercedes classe C-Wagon che arriverà nelle concessionarie a settembre con prezzi tra i 37.372 e i 47.048 euro e con un'offerta motoristica che ricalca quella della berlina e prevede inizialmente tutte unità a 4 cilindri, già Euro 6, e con funzione Eco Start Stop per consumi che scendono fino al 20% rispetto al modello precedente. Nello specifico si va dalle unità a benzina Blue Direct 1.6 da 156 cavalli e 2.000 da 184 e 211 cavalli ai diesel Blue Tech 2.100 da 170 e da 204 cavalli, quest'ultimo offerto anche con trazione integrale 4MATIC. Successivamente la gamma sarà completata con la C160 da 116 cavalli, la C180 da 136 cavalli con motore 1.6 e la C300 Blue Tech Hybrid. Al top arriveranno un 6 cilindri da 333 cavalli e la versione C350 Hybrid con tecnologia Hybrid Plus.